Vita, piacere, amore, gioia, tempo, una fantastica chiacchierata in arrivo con il critico gastronomico Dominic Antonioni. Benvenuto. Grazie di avermi invitato. Il piacere, i piaceri, cos'è per te il piacere? Cosa ti muove? Solo l'amore per le donne e poi il cibo viene di conseguenza. È difficile essere, diciamo, seri quando si parla di questi argomenti, ma è l'argomento più serio che esiste, perché tu dimmi se ti sei mai sentita così piena di voglia di tutto per un'altra cosa che non fosse l'innamoramento per un uomo. Non esiste, anche se vogliamo convincerci che possano esistere cose più importanti, non esistono, anche volendo, niente al mondo ci farà sentire in quella maniera, no? Nei film succede sempre che la mattina dopo aver fatto lavoro in ufficio, tutti dicono alla protagonista: c'è qualcosa nel tuo viso, no? Cioè, nei film succede anche nella vita di tutti i giorni dei noi comuni mortali, e tante volte è successo che alle donne si dicesse: c'è qualcosa nei tuoi occhi, no? Nel tuo viso. Ecco, questo non succede se ti hanno assunto in un posto di lavoro, oppure se sei stato promosso, oppure se hai avuto un bambino, oppure se la nonna sta meglio, oppure se hai comprato casa. Succede esclusivamente per dei motivi sentimentali e passionali. E la situazione è molto legata al fatto che se mangiamo qualcosa di straordinario, più o meno abbiamo la stessa reazione, il miagolio, no? A tavola, se fai caso, tutto è più o meno così, che la donna chiude gli occhi, alza un po' la testa e fa quel gesto che, ecco, in quello si racchiude la ristorazione, ovvero la ragione di essere del ristoratore e dello chef deve essere questa: far sì che le persone facciano perché è indubbio che se uno fa così, apprezzato, no? C'è nessuno qua, no? Eppure tanti non si focalizzano su questo, si focalizzano su altre cose, sulle tecniche, che rende tutto freddo, e poi spesso ti fanno passare anche per uno superficiale che non sai apprezzare, ma c'è poco da apprezzare: una cosa è buona o non è buona. Se è buona per tutti, se non è buona, non è buona per tutti. Inutile che tu mi spieghi che no, hai messo per 30 minuti a 70 gradi e poi se fammiagolare è un piatto fantastico, se non ti fammiagolare, forse a uso didattico posso apprezzare, ma ecco, col piatto non lo prenderò mai più. Per cui, ecco, la passione è questo, è il piacere, questo è la vita in sé, è questa, cioè essere in grado di cercare e di trovare, di carpire i momenti della vita che fanno sì che tu sia pieno di energia e di questa voglia di divorare le donne o il cibo o quello che Voglio uomini, posso? è. No, certo, io parlo per me, cioè, poi chiesto, sarebbe bello se ci fosse più, non sai come dire, consapevolezza della fortuna che abbiamo generalmente, sarebbe bello se tutti volessero prendersi tutto e avere la consapevolezza che le giornate passano, la vita passa, ti piaccia o no, passa. Non è che è filosofia spiccia, ma passa. Cioè, se vai al ristorante con il broncio, non è che dici: rifacciamo, no? Guarda, ho sbagliato adesso. La gente a volte non si rende conto, pensa sempre di avere dei problemi quando la gran parte non ne ha. Se le persone fossero più libere, avessero più voglia di assorbire tutta questa piacevolezza che si trova nelle piccole cose, vivrebbe alla grande, e invece non lo fa. E non posso neanche dire che mi dispiace per loro, perché non mi dispiace. Cioè, non vuole vivere male, no? È una scelta. Se uno ha scelto di vivere male, ha scelto, sarà contento così. Quanto il ristorante è il luogo di passione fra le persone, secondo te? Tutto, tanto, perché, cioè, partiamo da un'idea molto semplice, perché la vita in sé è molto semplice. Non la vogliono far semplice, ma è semplice. Faccio un esempio: se tu vai in un posto, la prima cosa che ti piace
che ci pensi e non vedo l'ora di portarla perché è istintivo, così come se un posto non ti viene automaticamente istigando questo pensiero, è qualcosa che ti piace così tanto. Per cui questo è un primo indizio di quanto il posto possa piacerti oppure no. Poi in base a chi frequenti, no, è molto interessante, cioè se tu frequenti una ragazza di 25 anni, la dici dove posso portarla perché a lei possa piacere, se ne frequenti una sofisticata o una più sportiva, già questo no, è un esercizio che dici no, se la porto lì non le piacerà perché non è il suo mondo, se invece la porto lì è così. Già questo, se tu pensi a come farla stare il meglio possibile, vuol dire che sei molto preso, perché se no non ti fai tutti questi pensieri, dici andiamo lì. Poi quello che ho notato ultimamente è che le donne, vabbè, uscendo con me, è ovvio che sono curioso dove le porto, visto il mestiere che faccio, ma ho scoperto che le donne amano molto gli uomini decisi che decidono loro dove si va a cena. Io ho questa fissazione che i ristoranti sono fatti per le donne, ovvero, se io dico a te andiamo lì, che è il posto più bello del mondo, tu dici oh che bello, ho scelto lì, ma se a te non piace, lì non si torna. Per cui io dico a tutti i ristoratori: cioè, quando gli occupati, di come allestire, di come no, la mise en place, oppure la musica, che è molto importante, fra l'altro, la musica, come le luci nel ristorante, no? Cioè, si deve tenere conto di quello che pensano le donne, perché il maschio in qualche modo si fa andare bene tutto, ma le donne no, giustamente. E allora, se quel posto piace alle donne, si torna, se quel posto non piace alle donne, non si torna. E vale per tante cose, poi dove le cameriere sono troppo avvenenti, allora lei non vuole tornare perché ci ho capito perché mi porti qui, perché insomma sono. Però insomma, il posto deve piacere alle donne, i posti che piacciono alle donne sono quelli che sono eleganti, armoniosi, relativamente silenziosi, nel senso non rumorosi, perché anche l'acustica, cioè io non ho mai visto una donna voler tornare in un posto dove è uscita con le orecchie come Dumbo perché non ho investito nella cosa. Per cui in tutto questo la passione la fa la padrona, perché tu vuoi sempre portarla in un posto dove sai che starà bene o pensi che starà bene. Allora, anche a lei, se arriva lì e vede un posto che è super bello e c'è quell'atmosfera, c'è quel brusio delle persone felici di trovarsi, dice: oh, si sente rappresentata e gratificata. No? Dice, già cominci bene, no? Visto che la passione delle donne sono le cose che muovono il mondo da quando esiste, tu devi stare attento. Non è che devi, ma se ti fa piacere, stai attento, allora anche loro percepiscono. Ed si comincia bene. Se invece tu vai in un posto, lei dice non mi piace, tu dici vabbè, sei la solita che non ti piace, già lì è finita la sera. Già, Le per cui si deve. ascolti mai le coppie agli altri tavoli? Faccio solo questo. Ma ti raccomando di più, io lo sanno anche no, le mura, che è il mio ristorante preferito, è Gong, no, a Milano, è di una donna cinese che comunque è nata qui. E lei è uscita di gran lunga dal ristorante più cool a Milano da anni, tant'è vero che il livello della clientela si è alzato in maniera pazzesca. Lei è riuscita a mettere insieme l'accoglienza asiatica, perché loro sono più propensi per l'accoglienza, no, gli asiatici, con l'eleganza milanese. Questo fa sì che quel posto piaccia moltissimo alle donne, perché tornando al discorso di prima, e vanno tantissime coppie. Per cui io vado da lei, visto che siamo molto amici, lei la considero la mia migliore amica, e vado spesso lì non per mangiare, ma per mangiare il dolce, per cui arrivo lì verso le 11 di sera. La prima cosa che noto, conto sempre il numero di coppie, e poi in un secondo, visto che lo faccio da anni, capisco subito quelle che sono innamorati, meno innamorati, quelle che non vedono l'ora di andare per andare insieme, e quelle che non vedono l'ora di andare perché non ce la fanno per stare l'uno con l'altro. E questa situazione la guardo ovunque. Se fai caso, la gran parte dei tavoli in un ristorante fine dining, tu vedi che sono tantissimi tavoli da due. Facendo l'esempio di Gong, che avrà più o meno 80 coperti, sono sempre 15-16 tavoli da due, mentre poi sono altri 3-4 che ci sono sempre compagni di qualcuno, oppure sono degli amici. Ma di base sono tavoli da due, per cui
poi voi vedi anche, no? È successo una volta che ho anche scritto spesso, 2 anni fa, un ragazzo che non conoscevo mi scrisse su Instagram che finalmente torna in Italia e andrà da Gong. Poi era domenica sera, alla fine agosto, 2 anni fa, e andai come sempre verso le 11 a salutare e avevo visto appena entrato un tavolo con due, un lui e un lei, che si vedeva subito che erano quasi, che il ristorante fosse solo per loro due, c'erano 100 persone al ristorante, ma notai subito lei che aveva un abito verde, i capelli neri lunghi, dei sandali, così che subito da quel momento, che avevo subito fatto un post, la chiamai Cleopatra perché era proprio come Cleopatra nei film che fanno su quel periodo. Capelli lunghi, era abbastanza, diciamo, non era magra, magra, per cui era proprio come era la bellezza dei tempi di Cleopatra. E spendeva dalle labbra di lui che parlava a bassa voce ed era un ragazzo molto, so, fisico, molto piacevole così da vedere. E tu vedevi come lei era innamorata pazza di lui e assorbiva qualsiasi parola. Finita la cena, sono alzati e lei, andando verso l'uscita, mise una mano sulla spalla di lui, sulla schiena di lui, che per me fu un gesto pazzesco. Si vedeva che non vedeva l'ora di toccarlo e così. Ma nella favola ho scoperto che povera questo ragazzo che mi aveva scritto che finalmente vado a Gong, che è la coincidenza, io non immaginavo di trovarlo lì. E poi mi sono presentato, guarda, sono io quello che. Poi i due sono lasciati alla fine della storia. Ma comunque quei momenti lì sono stati straordinari perché non riuscivo a distogliere gli occhi da loro due, era anche un po' da maleducati, ma non erano davanti a me, proprio erano sotto il Gong, cioè sono due Gong nei ristoranti giganteschi, erano proprio sul tavolo da due lì. Per cui vedere in un ristorante due persone giovani, vestite bene, felici, attratte uno dall'altro, appassionate di tutto quello che mangiavano, così, è quella l'essenza dell'andare al ristorante e del fine dining, no? E l'idea è che il ristoratore fa di tutto perché voi due innamorati possiate passare quelle 3 ore e che la Giulia, perché Giulia si chiama proprietaria di Gong, di turno, e lei ti dice: voi pensate solo a stare bene, al resto ci penso io. Ecco, è questa la ristorazione, ed è per questo si dice cena romantica, no? Se tu invece vuoi uscire con qualcuno e non so, ti manca l'acqua e non arriva il piatto e c'è rumore e c'è casino e non ti trovi bene, cioè, svanisce questo effetto che in quella coppia, come in tante altre, così come all'opposto di quelli che sono indifferenti o freddi, e io proprio detesto andare a cena con delle donne che siano indifferenti, per carità ci stanno, non ho niente contro di loro, non è che puoi imporre a qualcuno di essere attratto o di passare quel tempo lì in maniera entusiasmante, ma se non lo fa, tanto vale che stiamo a casa o che non. Meglio non frequenti quel tipo di persone. C'è quel brusio della gente felice, che le cosiddette good vibes, no? Le buone vibrazioni, che le buone vibrazioni arrivano dalle coppie felici, non arriva da uno che con la nonna, cioè, no, le buone vibrazioni che le senti nell'aria, quella è la passione, no? Così come quando c'è freddezza, vuoi sentire che la passione, insomma, l'hanno dimenticata a casa, o quello che, per cui sì, è molto interessante vedere, è una cosa banale, ma i ristoranti dove le coppie amano andare saranno sempre pieni. Il fattore più importante è l'ambiente, far star bene le persone, ovvero le coppie. Quando vai in 4 o 5 non ti rendi neanche più conto di quello che succede attorno a te, perché può essere anche qualsiasi tipo di tavola, perché non è più importante quando si è in tanti, no? Invece quando sei in due hai anche la voglia e il tempo di guardare i dettagli, la mise en place, il colore del piatto e farvi assaggiare. Cioè, se sono in cinque e non hai visto uno, farvi assaggiare, perché diventa davvero una follia. Una delle cose più belle quando esci a cena con qualcuno che ti piace è lo scambiarsi i piatti. Io ne ho conosciuti tanti che
vedi anche nei film, che proprio non tollerano questa cosa qua, cioè manco ti avessero sfilato 100 euro dal portafoglio. Se vuoi ristorare, passa già tu. Cioè, ci sono modi e modi, va detto, e soprattutto se uno non apprezza, vuol dire che così innamorato non è, perché se ti infastidisci che la tua donna ha preso il tuo piatto, allora vuol dire che magari anche a lei tu ti infastidisci che abbia fatto. Sono molto legate Sì. le due cose. Io sono molto attento ai gesti che fanno le donne ai ristoranti, perché alcune, per esempio, vogliono fare un gesto tipo ti versano loro l'acqua. Adesso, detta così, sembra magari anche una mancanza di, ma non lo è. Tu vedi che lei vuole fare qualcosa per te, uno. Ma è molto bello quando, certo, è l'uomo che c'è anche questo detto che l'ha detto. Diffidate dall'uomo che non vi versa da bere. Chi non è attento con voi a tavola Esatto. non sarà attento con voi a letto. Qui questi gesti sono fantastici. Io soprattutto mi piace vedere. Non vedo l'ora quando uno si alza a tavola in un ristorante che va, non so, a fumare o so, a lavarsi le mani. E quando torna, mi piace vedere se hanno un gesto verso l'altro, se le accarezza i capelli. Oppure qualcosa di simile. Se lo fa, è fantastico. Se non lo fa, rimango male io. Cioè, guardando, e dico: no, 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 rifacciamo perché non può funzionare. Per cui, quelle 3 ore che tu inviti uno anche la prima volta, la seconda, la terza, sono un termometro pazzesco, pazzesco. Perché tu al ristorante ti rilassi e quando ti rilassi, dai il meglio di te, no? Allora. Non hai la scusa che devi lavorare, non hai la scusa che cioè, sei davanti a una donna che per te è la donna più bella del mondo, non puoi dire né che sono stanco né che penso al lavoro, cioè, se pensi al lavoro sei un cretino. È bellissimo al ristorante, qualsiasi cosa accade da quando entri fino a quando. Cioè, il più grande critico gastronomico europeo, che si chiama Jay Ryan, è un inglese, scrive per The Guardian. Tra l'altro, parentesi, critico gastronomico in Italia non si può dire perché nessuno critica, parlano tutti bene di tutti, è una celebrazione fastidiosa e continua. E Jerry Reiner diceva che quando tu esci a cena, la cena non è solo una cena è tutto, è gossip, è costume, è moda, è design, ed è vero perché tu quando esci guardi come è vestito quello, guardi il lampadario, guardi la mise en place, guardi il servizio, come ti portano i piatti, guardi tutto e praticamente sono 3 ore piene di bellezza. Oggi i ristoranti costano tanto e ci mancherebbe non fossero belli per quello che devono costare a farli. Per cui tu ti trovi in un ambiente che ti offre tutto in quelle 3 ore là, no? Loro fanno di tutto perché tu ti possa sentire gratificato e rappresentato e state cogliere tutto quello che di bello ti hanno messo a disposizione, che sono tante cose, no? E ripeto, il design delle cose, oppure dei piatti, oppure quello che ti arriva nel piatto, oppure le divise dei camerieri, oppure quella che ti passa accanto, guardi come è vestita, se lui è vestito come se avesse finito di raccogliere i pomodori un secondo prima e lei è molto elegante, oppure viceversa, non succede mai che lui sia più elegante di lei, come idea. Per cui è un mondo fantastico e concludo dicendo che il fine dining non significa mangiare in un certo modo, bensì passare una serata, come ho raccontato prima, cioè è la serata. Al fine dining, no? È una serata elegante passata al ristorante, non è legata alla qualità del cibo, anche perché nel 2023 diamo per scontato che la qualità del cibo e dei piatti sia elevata. Tra i lussi della vita, il tempo che uno dedica ai propri piaceri, questo credo sia il reale lusso, l'avere il piacere di dedicare tempo alle cose belle, mentre vedo tante persone che magari vanno a cena in posti comunque molto belli, quindi dovrebbero poter godere di questa bellezza, e invece la mente è completamente da altre parti, cioè non riescono ad avere la capacità di staccare, di entrare in questa bolla che alla fine un ristoratore crea per noi. Guarda, se uno ha dei problemi di questo tipo, non è tarato per vivere, non so come dire, cioè, sì, la vita è una magia, adesso
spettacoli sembra che siamo nelle favole, ma la vita è una favola perché è tutto una favola quando ti innamori, no? Cioè, quella magia che non si riesce a spiegare del perché con una persona riesce a chiacchierare del più e del meno e con un altro dopo come va bene finisce tutto lì. Cioè, se uno... Io vorrei solo sapere del perché quelli che lavorano tanto non si godono le cose. Cioè, perché hai lavorato tanto? Cioè, nel senso, hai guadagnato un sacco di soldi. Ma alla fine, qual è stato il premio di quella fatica che hai fatto, no? Per cui, chi non riesce a godersi la vita, lasciamolo per conto suo e non vogliamo sapere del perché. Quello che ho notato è che c'è tanto. La gente che non sa e non vuole neanche prendere in considerazione di godersi la vita. Ti faccio tre esempi molto semplici. A me piace molto a pranzo, soprattutto andare a mangiare da solo. È un regalo che ti fai, che tu dici adesso per queste 2 ore sto qui con i miei pensieri, mangi anche meglio perché se stai con qualcun altro sei preso da quello che parli, da quello che dici. Per cui se tu ti prendi il pranzo per te, tu davvero te lo gusti perché sei da solo, cioè se non te lo gusti da solo, cioè, no? Sei concentrato su quello che ti portano, su mille cose. Ecco, quella è una cosa che a me piace tanto e mi piace anche vedere nei film quando uno va da solo a bere qualcosa. Può sembrare una cosa da gente sfortunata, mangiare da solo, da soli, invece non lo è. È un regalo che ti fa. Io poi fumando i sigari non vedo l'ora di arrivare a casa per dire adesso vado a casa, fa caldo, mi accendo un sigaro. Cioè, è vero che uno deve essere portato, diciamo, verso queste cose qua, ma c'è gente che ha delle case bellissime che non le vive, e che non hanno un angolo per loro dove hanno la tazza che piace a loro, che hanno scelto loro. Oppure una macchina del caffè che hanno scelto loro, e poi io so quel sigaro, un altro magari si prepara il drink, la macchina del ghiaccio, Koshizaki, quella è qua il cubo grosso. Cioè, se tu non vivi per questi piaceri, ognuno ha le sue, no? La penna stilografica, oppure. Ma quelli che non hanno questo culto del piacere, di sicuro neanche a letto sono un granché, le donne non apprezzano. I piaceri non è che tu dici io. Sono uno per i piaceri da A alla D, cioè uno se vive per i piaceri, vive per i piaceri e se non vive non ne ha neanche uno. Per cui se uno con una buona disponibilità economica non è interessato a queste cose o nessuno gliel'ha mai detto, allora in qualche modo lo puoi, diciamo, non li puoi educare perché sono brutto, ma attenzionati, guarda che ci sono un sacco di cose che non costano neanche tanto. Che no. Quando ero molto giovane, mi ricordo che ero in Svizzera e erano verso le 6 del pomeriggio e avevo visto un uomo da solo che aveva stappato una bottiglia di champagne e cercavo di pensare cosa sta festeggiando. Si vedeva che sta bene. Se non stai bene, non ti apri la bocca, questo è abbastanza normale da capire. Però avevo 20 anni, mi è rimasta perché. Poi io, innamorandomi dei sigari, così ho cominciato a leggere un sacco di riviste e tutti i produttori dei sigari dicono la stessa cosa, che loro hanno una grande responsabilità perché uno quando si fuma un sigaro, quando si prende del tempo per se stesso, quell'ora lì all'aperitivo che tu ti prendi un drink e sono scoperto fumare, poi l'idea rimane, no? Cioè, questo di riuscire a provare piacere nel fare qualcosa con te stesso, quello dice molto di una persona. Il fatto che ti piace, accenderti un sigaro, ti fai un caffè, ti togli la tazza, il bicchiere, guardi fuori, hai un tavolino di design o mille cose. Con il ristorante è uguale, a me non piacciono quelli che dicono andiamo non importa dove. Sì, ok, non importa dove se è la necessità di mangiare, ma non mangiamo per necessità, perché per necessità andiamo nel primo panificio, prendiamo un pezzo di pane e l'abbiamo risolta in 2 minuti. E per cui ecco, quelli che dicono no, a me non importa dove andiamo, non mi importa cosa mangio, non è gente che frequenterei, ecco, diciamo. Quanto secondo te una persona appassionata può smuovere uno un pochino meno appassionato? Cioè, quanto la forza, il livello della tua passione può arrivare a smuovere, o quanto di esperienza tua, se non ce n'è, difficilmente ne viene fuori? È molto giusta la domanda, è
molto complicata la risposta perché in pratica se tu vedi dei muri o degli ostacoli o che devi fare da, non so, da professore, ti passa la voglia, cioè nel senso passi per un maestrino e no, cioè nel senso non sono cose che ti fa piacere, diciamo così, fare l'altro perché passi per quello. Che poi si arriva a dire no, queste cose piacciono a te, ma hanno detto che devono piacere anche a me, ognuno è fatto a modo suo, non è che se a te piace allora deve piacere a tutti, cioè, si creano quelle situazioni che tu della tua testa pensi che dalla tua parte possano arrivare questo tipo di risposte e allora ci rinunci, nel senso se a uno piace il calcio, non è che devo iniziarlo io a dire guarda andiamo allo stadio perché vedi, lì sono 11 che giocano contro altri 11 e cioè, no, sì. Io non ho mai creduto nella questa idiozia che gli opposti si attraggono, no, non si attraggono, vai con i tuoi simili che fai prima a proposito di quello che dicevi, cioè perché devo andare a uno a insegnare il piacere della vita che è una fatica boia, rischi di creare l'effetto contrario, annoiando l'altro, no? Perché se uno non è appassionato di una cosa avrà i suoi motivi, non lo so. Perché forzare le cose? Soprattutto non ha detto il dottore di stare con delle persone che non sono indirizzate, diciamo, verso gli stessi piaceri che tu. Adesso, non pretendo che la donna possa fumare il sigaro, ma anche se ce ne sono. Ma comunque la gente che tu vedi che brillano gli occhi di solito è aperta a tante cose, la gente che no, è no per la gran parte delle cose e tanto vale, cioè, passare del tempo con qualcuno per dirgli dai andiamo da Gong perché è un ristorante bello, tu pensi che va lì con te solo per farti un favore o perché non è educata e non vuole farti guastare la serata e così, e tu già parti con questi concetti che ti pensi che l'altro pensa così, allora non lo fai perché è una forzatura e tu tutto il tempo pensi, ma vai a sapere se ti piace per davvero, vai a sapere. Certo, se uno è curioso e dice dai, portami lì, è una. Se uno ti dice, ma sì, dai, se a te piace, non c'è. Già lì tu dici, no, guarda, va Perché gli bene, appassionati cercano sempre di spargere passione come chicchi di grano, pensando che prima o poi tutti questi chicchi andranno a germogliare. Io ho sempre pensato, no, l'ho fatto sempre istinto di essere appassionata e dico, va bene, poi magari questa persona non è appassionata con me, però magari nell'arco degli anni, cambiando, migliorando quel seme che ho gettato, potrebbe diventare una pianta. E questo mi è stato detto però nel tempo, c'è gente che ho rincontrato dopo anni e mi ha detto no, però quelle cose che mi dicevi effettivamente, quindi ecco, siamo anche un po' dei buoni dispensatori alla fine di... ma è è faticoso e faticosissimo, ti drena. faticoso e non ha senso. Cioè, io vedo con mia madre che anni fa mi chiedeva di cosa ti occupi, dicevo, mi occupo di ristorazione, faccio la critica. Secondo lei, essendo tra l'altro la più grande critica musicale del suo paese, va a sentire uno che parla di ristoranti, mi guardava con un mezzo matto. E lei non riusciva, era una di quelle che mangiava per necessità, ecco, ci sono anche quelli, no, non è un difetto, sono fatti così, è un'indole, no? Cioè io posso stare a guardare 10 partite di calcio di fila in TV e mi esalto, un altro dopo 5 minuti ti dicono che noia, per cui non siamo tutti uguali ed è sbagliato provare a fare agli altri cose che non è nella loro indole. Quella è una cosa sbagliatissima perché siamo 8 miliardi, nessuno può sapere se ha più ragione o meno ragione, dei gusti migliori, più sofisticati e bla bla bla. Ognuno, se uno, ripeto, quando sento delle donne che dicono dai, stasera portami in uno dei tuoi posti preferiti, lo fai con tutto l'amore del mondo. E se invece ci vada, andiamo lì e dice ma sì, va bene, ho fatto già una idiozia dicendo andiamo lì perché. Già parti male, ecco. Dicevo all'inizio che la vita per davvero per me è una magia e se è così bene, se non è così ti fai una ragione, allora indirizzi quel. Cioè,
altre cose con quelle persone lì, no? Non so, non tutti apprezziamo Armani, non tutti apprezziamo andare alle Maldive, non tutti apprezziamo la Mercedes, non so, ci sono altri che apprezzano altre cose, nessuno saprà cosa è giusto, cosa è sbagliato, se qualcosa è giusto, se qualcosa è sbagliato. Per cui so, io non mi metto a forzare nessuno perché crei l'effetto contrario. Eccoci, allora, ci siamo chiacchierati per mezz'ora e teniamo quest'ultima considerazione un pochino come, non dico un piccolo mantra, ma insomma diamoci un occhio di scegliere persone che come vibrazione ci assomigliano, perché saremo meno in imbarazzo noi, meno in imbarazzo loro e saremo tutti più felici indipendentemente da quanto questa cosa vorrà mai durare. Perché comunque non funziona. Dottore. Tu puoi illuderti, ma Sì. non funziona perché l'altro dice che due maroni, questo qua che vuole sempre Sì. farmi No, le cose che piacciono a lui, per cui no, non ecco, funziona. teniamo questo no. A me piace sempre chiudere le interviste con il tono propositivo. Prendiamo questo no come tono propositivo e ringraziamo tantissimo Dominique, che spero Grazie a te. voglia di nuovo venire qui a fare due chiacchiere. Quindi grazie ancora. Grazie a voi. E noi chiaramente ci rivediamo alla prossima intervista e un abbraccio enorme a tutti. Ciao!